tutti casa dolce casa e la vita si torna alla normalità. Figlia! Sì, mamma? Come ti sei conciata? Ma mi sono vestita, sai, ho visto qualche video su YouTube e quindi ho deciso di vestirmi in questo modo, visto che avevo dei vestiti. Certo, sì, ma le scarpe non ti sembrano un po' grandi? No. No. Cioè, no, cioè... Cioè, allora, sì, cioè, no. No, cioè, allora, sì, sono cioè state no. un po' larghe, però io ho messo delle sottilette dentro. Delle sottilette? Sì, delle sottilette che hanno... Sottilette! Sì, che hanno ristretto la scarpa e quindi le mi sottilette. Stanno. E poi hai fatto un bel toast. No, le sottilette delle scarpe. Le sottilette. Le sottilette! Sì, ma sono le sottilette, no? Le sottilette, certo! Qualcuno ha detto sottilette per i toast, per i panini, per il Burger King! Certo, le avevamo una volta le sottilette, solo che tua figlia se le metta nelle scarpe! Al posto delle solette! Scusa? Certo! Ah, ma... Ah! Solette! E ho certo. sbagliato solo giusto un po'. Sì, solette. Solette. Cioè, ho sbagliato. Quindi le sottilette sono in salvo. Andiamo e a fare i toast. Possiamo fare i toast? Certo, amore. Sì! Toast! Allora andiamo a fare i toast. Pronta? Andiamo. Dove stai andando? Mi hai fatto spaventare. No, sai, stai uscendo, sai, di questi giorni è un po' difficile uscire. E vorrei uscire pure io, sai, oggi guarda quanto sono figo, cioè. Sì, sei figo, ma io sto andando a ritirare dei documenti, ma posso quindi venire con te? A ritirare dei documenti. Ma, fratellino caro, non penso che ci sia qualcosa di divertente ad andare a ritirare. Beh, c'hai ragione. Ecco, quindi smamma, smamma, smamma. Ma che siamo oggi? Cosa siamo oggi? Bah. No, in senso... Ma il cielo in è... In senso di zona. Zona di casa mia. Ma, no, zona! Zona rossa, ciao. Zona arancione, zona gialla, zona verde, zona arcobaleno, zona bianca! Io sono zona azzurra. Io sono zona azzurra, tu sei zona verde, ciao. Che se urlano, ma io non so, ma che te urli? Non so ma che te io... sei impazzito? Di primo mattino c'è se urla qua, ma vedete questo pazzo. Innanzitutto io sono appena arrivato e mi sono appena vestito e sono appena salito e non stavo soprattutto urlando. Fammi parlare. Ok. So, parti così. Ma che ci fai vestito di primo mattino? Oggi dobbiamo andare a scuola. Ah già è vero, a scuola, me l'ero scordato. E tu cosa fai vestito di prima mattina se non sapevi che dovevi andare a scuola? Non so, ciao, no che ciao, chiama gli arti che andiamo a scuola no, ma lo sapranno già loro, cioè, ok, non sono chiama. Mica rimbambiti come te. Ah certo, certo, rimbambiti, da tu rimbambiti. Che ansia, dobbiamo andare a scuola, io oggi oh ragazze, ve muovete per favore, ma non lo so io, ma come ti sei vestita, ma che stai andando a discoteca, ma vedete questo, no, sto andando a scuola, ah, oh, cioè... ah bella, ecco, io sono tuo ragazzo, devi prima passare a me, ma scusami, ma vedete qui, ma che stai andando in discoteca, scusa, non ti piace il suo look, a me piace molto, certo, mi piace il suo look, ma non è da scuola, a scuola si mettono i pantaloni, la maglietta a maniche lunghe, allora scusami, ah, la camicia da notte, il giubbotto, sì, il cappello, bene. La sciarpa. Sì, un sacco della pattumiera poi. Certo, pure quello. Ma se serve. Ma per favore, va, spostati che noi dobbiamo prepararci. Perché adesso non siete pronte? No, sì, ma dobbiamo mettere... Ma vedete queste, oh. Pronta, ma stai bene? Sì, cioè, che sto bene. Hai avuto la febbre? Ah, ma sì, ma sto bene, ma non ti preoccupare, era sicura? Solo una febbre. Sì, una febbriciattola. Cioè, non mi fare preoccupare, non è che poi vai a scuola, svieni, sì, ti viene va la febbre bene, alta, Madonna. Ti viene la tosse, l'ansia. Dottore, sto bene. Sei sicura? Andiamo. Ti dovrò stare collato tutto il giorno, io lo so. Dove sono tutti? Ma non... Stefano prima era qui, non sapeva manco che dovevamo andare a scuola, cioè. Vabbè. Fai un po' te. Aspettiamo. Sono arrivato. Alla buon'ora. Beh, oh, se può manco, non lo so io. Ma che cosa state facendo? Stavo andando a scuola. A scuola? Però non dirla a nessuno, perché sai. Ah,
capisco. Che ci vuoi venire pure tu? No, sai, no, no, ma non ti fa male venire un po' a scuola, eh? Senti, io la scuola l'ho già fatta. Certo. E non ne ho bisogno. Sì, certo. Hai qualche problema? No, no, no. Ah, meno male. Muovi. Ma come sei vestito? Ma dove sono i tuoi soliti vestiti eleganti? Ma smettila, ma scusami, smettila. E poi guardati tu come sei vestita. Cioè, io sono vestita benissimo. Sì, certo, una rocchettara. Andiamo, muoviti. Beh, ma io ho visto dei video. Ma ti non è che mi hai copiato, brutto copione? Uè, brutta befana ammuffita che ti puzza il culo. A te basta! Ti puzza il culo. Hai fatto una mega scorreggia adesso che ti puzzerà per tutta l'intera. Certo, no, io le scorreggia non le faccio. Ah, certo. Sei tu che scorreggia e fai tremare tutto il letto di notte. Sì, certo. Sì, fai tremare tutto il letto. Allora, mettete. Ma vedi te, oh, già bisogna andare a scuola. Se le mettete pure voi, e basta. Tu cagone. Oh, che ti ho detto? No, è colpa sua, è colpa sua. Sì, certo. No, io non c'entro niente. Neanche io, non no, ti guardo. No, perché meno male che non. Eh sì, io puzzo. Tu sei brutto. Oh, certo. Siamo gemelli. Brutti. Io sono più bella. Allora, ciao Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno al cappero. Già che arrivi così, già mi preoccupi. Che mi devi chiedere? Ho indovinato. Cosa? Certo, ho indovinato che tu mi devi chiedere qualcosa, ma no, no? No, ma che stai scherzando? No, è ma che no, io scherzo, no. Ma va! Perché? Ma che stai scherzando? Avrei bisogno di una mano. Ah, ah, ho indovinato! Posso parlare? Se potresti andare a svegliare il cobra e dirgli che deve andare a scuola, perché l'ho iscritta e quindi ha bisogno di un'istruzione. Se vuole stare qui deve andare a scuola, devi dirgli tutto questo. E non posso farlo io perché ho da fare con i bambini, quindi lo farai tu. Grazie Stefano, ti ringrazio molto. Ma che stai pazzendo questa, oh? Beh, ti tocca svegliare il can che dorme. Sei il detto. No, no, ma tu stai scherzando, vero? Mi ritrovo appiccicata al soffitto con lei, no? Ecco, beh, tu sei mio amico, vero? No, io ho bisogno di stare accanto alla mia amore mio che non sta tanto bene. Come lo sapete? Guarda come sta bene, guarda, hai visto che è caduta pure? Oh, ma che sei ubriaca? Oh, ma che te sei bevuta, oh? Stefano, smettila. E anche tu smettila. Sto bene, quindi no, vai, vai con Stefano. Hai visto? Sta bene, molla il discorso. Guarda, la prossima volta. Sto bene, vai con Stefano, aiuta Stefano, poverino. Brava, brava, te amo! È un detto, no? È un detto del bene, no? Adesso te la faccio. Andiamo, imbecille. Ve la faccio pagare a tutti, ve la faccio pagare. A pagare, andiamo a svegliarla, va. Tu ti sei vicino a me? Sì, sempre. Ok. Ovviamente. Che bello. No, vai tu. No. Te l'ha chiesto a te, vai no. Tu. No. Senti. Tu sei l'ultimo arrivato. Nella tana dell'ultimo arrivato. Quindi. Ma che vuoi da me? Io sono arrivato prima, quindi. Meglio ti Te l'ha chiesto a te. Ti tiro per la ferpa. È per quello che te l'ha chiesto a te, perché tu sei. più vissuto. Sei più vissuto. Vai tu nella tana del lupo. Vai tu. Devo andare in bagno. Vai, no, ciao. No, devo andare io. Ma abbandona. Guardate questo barozzo, mi ha abbandonato, brutto. E mi scusi? Oh, mi scusi. E c'è andata a scuola. Pronto? Toc. Neggia i mortacci suoi. L'ha visto? Mi vedi? Non mi vedi? La smetti? Ma visto, mannaggia. Si può neanche dormire in questa casa. Ecco, appunto, non si può dormire. Ecco. Allora, ma come? Scusi, oh, Fammi alzare, per favore. Amo, che cos'hai da dormire di prima mattina di così importante da svegliarmi? Senti, che problemi hai? Mi potresti dire per favore perché mi hai svegliata?
E mi dai pure le spalle, mi dà pure le spalle. No, no, ma te posso dire, scusami, se te copri mi fai un piacere. Mamma mia, che... Ma che problema... A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O. Ah, l'hai svegliata? Sì, certo. Ma voi perché siete qui e mi avete svegliato? Ma stai... No, sì. Ma voi non state proprio a posto? No, perché mi avete svegliata? Non è che tu stai a posto, scusami, quelle micromutande. Ma che c'è il filetto? Non lo so io. Te danno fastidio poi, bambino. Ma che cosa? Ma io ando, guardo. Te guardo. A sporcaccione, t'ho visto. Ma che cosa? Ma stai scherzando? Io ho una ragazza. Anche io ce l'ho. E allora, abbiamo una ragazza di tanti problemi che avete. Sì, e allora, c'è il problema che tua sorella ti ha iscritto a scuola. Oggi è il primo giorno di scuola, quindi vestiti e dobbiamo andare a scuola. E quindi, so che, cioè, in senso, stavi dormendo, però dobbiamo andare a scuola. Quindi vestiti e... Io non metto piede in quella scuola, in qualunque scuola mi abbia iscritto. No, lei ha detto che se vuoi stare qua e devi venire a scuola con noi. No, ma ti dico, è bella la scuola, eh. Certamente. No, no, non è possibile. Non ci credo. Io ci vado a scuola, ma a mono mio adesso. Sì, va bene, bravo mio. Io me ne vado. Io con te. Aspettami, aspettami. Ma che problemi hanno? Ma non è che se lo vengono a sapere sì, no, ma ci sentiamo qualcosa noi? Io non c'entro niente, tu hai guardato, No, io non ho guardato. Sì. Guarda che hai guardato anche tu. No, io mi sono girato. Sì, sei pazzesco. No, hai guardato pure tu. Ah, dici tu, no? Sì. Abbiamo guardato. Abbiamo guardato. Cioè, però noi non è che gli abbiamo chiesto noi di vestirsi con lei, uscita. A me me l'ha chiesto. Cosa che mi ha chiesto? T'avevo detto di andare te. Pronti? Sì, prontissimi. Sì, è pronto, lo vedi quanto è pronto. Ma sei normale? No, sì, no. No, tu mi stai nascondendo qualcosa. Sì, che sono... Stefano? Che ho una verifica oggi e non ho studiato, vero? Non si hanno verifiche il primo giorno. No, sì, invece sì. Non si hanno verifiche il primo giorno. E io sì, quindi... non siamo in classe insieme. Nessuno mai ha verifiche il primo giorno. Quindi tu hai qualcosa, Stefano? Me lo dici tu, visto che ridacchiavate insieme, o me lo dice lui? Cosa avete da nascondere voi due? Che cosa hanno da nascondere? Ah, non lo so, diglielo a loro. Stefano? In cena. Io no. Allora? Niente. Non abbiamo da nascondere niente. Ma guarda, Stefano è lì immobilizzato senza neanche che si muove un capellino. Mi guardi? Sì, te sto a guardare. Ah, sì. Mi stai guardando? Sì, sei bella, hai visto? Beh, visto, sei bella, mia amore. Visto Melissa, cioè quella freccia, sì, mamma mia, è strafiga, cioè. Sì. Oh, chi sei loro mutande se saranno così? Scusami, che mutande? Scusa, cioè, non sono a posto? Cioè, allora fateci ridere anche a noi. E infatti, guarda come rido. Qualcuno ha detto mutande? No, io non ho detto mutande. No, madonna mia, ma cosa hai detto? No, sei tu che l'hai detto. Mutate il rospo? Infatti, sono così curiosa. Non è successo niente. Infatti, cioè, non è successo assolutamente niente. No, mi chiudo. Basta, non te vedo, io non te guardo. Non t'ho guardato, non t'ho mai guardato in via mia. Anche io, no. Bravo,
bravo! Mai vista! Bravissimo! Mai vista! Mi accodo a te! Sì, esatto! Mi avete stufato, ok? Siete da quando mi avete svegliato! Che siete... Sì, certo! Cosa stai facendo? Inciampi no. Pure? Ma sei un... No, ma non ti... No, io... Sei inciampato con le tue scarpe? Ma me lo spieghi cos'hai? Scusa, no, cioè io non ti ho mai visto e quindi... Come non l'hai mai vista? Ma stai male? Non ti sto guardando. Non ti sto guardando. Cosa c'è? Ma ti giri, fai il serio, per favore. No, cioè, ma per, sì, no. Ma perché non la devi guardare? Ma cosa no. È successo? Cioè, perché non la devo guardare? Perché? Perché? Me lo spieghi? No, non me lo spiegare! Non me lo spiegare perché non la devo guardare, ok? Non lo voglio sapere! Tu, non stai per... Guarda quante farfalline! Le farfalline, vedi le farfalline pure. Sì! Sì, le farfalline! Tu scusa, visto che lui è molto, molto, molto frecciato, direi. Molto, sei frecciato? No, le farfalline! Fammi vedere! 1, 2, 3! Bella quella! Scusa! Che c'è? Mi hai fatto spaventare pure tu, No, non visto che lui è così, perché tu sei così? Perché... Va bene che andate in simbiosi, eh? Sì, certo, siamo in simbiosi, eh? No, sì, in simbiosi. Ma, cioè, è passata lei e vi ho visto molto... Cioè, ti ho visto e l'ho visto molto agitati. Cioè, cos'è successo? Cos'è successo? Che è successo? Niente! Niente! Siamo stati accecati dal sole. Certo. Sì. È per questo che io non ho sugli occhiali da sole. Ovvio, no? Lui non ce li ha perché è povero. E poi... No, vabbè, no, vedi, siamo rossi e quindi lui mi acceca me, io lo acceca lui. E poi il bagno. Siamo andati in bagno insieme. Eh sì, perché io ho pulito il sedere, io. Sì, fratelli di sangue, capito? Certo, è bello, però te puzza un po' il culo, Lo so che ti puzza un po' il culo, mi devo lavare. Sono una settimana che non mi lavo. Madonna mia. Non dovevo dirlo. Oddio, no, non dovevo dirlo. Ma scherzavo, è soltanto che non mi lavo da l'altro. Dal 2018. Madonna, cioè non mi lavo da ormai. Siamo in un borcile. Io non ho parole, ma voi vi scandalizzate per Izoma e un culo. Cioè, come se non avessero mai visto un culo. Io non ci posso credere, mamma mia. Cosa? State zitto. No, state zitto. Io me ne vado. Non mi parlare più per... Tu hai visto... di Cobra. Io lo sapevo che ti piaceva Cobra. Ma non fino a questo punto. Non mi parlare per una settimana. No. Non mi devi rivolgere la parola. Non mi guardare. Non mi rivolgere la parola. Non ti qua pure tu. Non ci provare. Non mi parlare. Non mi rivolgere la parola. Non mi guardare. Te ne devi svanire. Non ti guardo più. Vado a dormire con Sharon. Mi si è spezzato il cuore. Ho sentito crack al cuore. Siamo in un pasticcio. Un pasticcio di zucca. Di zucca. Fanno po'. Non lo sapevo, ma lo sapevo. Non dovevamo andare. Ma che devo fare? Ma scusa, no, adesso Allison deve venire a mettere tutto a posto. Hai capito? Chiama questa qui, questa qui. Ecco. Deve mettere tutto a posto. Ecco. Per colpa sua abbiamo litigato con ma io non l'ho visto il culo. Non lo volevo vedere il culo, hai capito? Perché io volevo vedere il culo. Ciao. Infatti, perché è stato così improvviso? Perché dovevamo andare a svegliare e lei c'era così. Il culo? Cioè, io ho capito solo culo. Cosa? Che è successo? Ma questi sono fuori di testa, cioè, ma io non so. No, scherzo. Tesoro, dimmi. Sì, tutto allora, questo. Yuri e Stefano vanno a farfugliare in giro che hanno visto un culo. Hanno visto un culo.
Sì, esatto. E sono pazzi. Dicono, devi dirlo a quella, dobbiamo dirlo a quella. Non volevamo vedere il culo. Hanno visto un culo. Vabbè, sono scandalizzati. E devo ancora dirgli una novità. Che novità? Che iniziano la DAD, siamo in zona rossa, quindi non si va a scuola. Diego? Tesoro? No! No, ti prego! Ti prego, ci dobbiamo assorbire tutta quella gente a casa, tutti i giorni! Ma mi sento male! Ma non ti preoccupare, ma loro tanto studiano! Al limite, tesorino, le aiuterai tu a studiare! Dove stai andando? Dove stai andando? Sto andando a dormire! A dormire! No, a letto! No! Mi sento male! No, ti prego! Come se fossimo in estate, tutti a casa! Cambiamo casa! Ti prego, cambiamo casa! Andiamo in vacanza! Alzati! Sì, andiamo in vacanza! Lasciamoli tutti a casa da soli! Andiamo a casa! Allora! Te lo dico adesso, non te lo dico più. Che cosa? Tesorino, dobbiamo aiutarli in dead noi. Ah, aiutare. Allora mi stai dicendo che sei un ciuccio? Sì, sono un ciuccio. Va sono bene. Ciuccio, non so cacchio. Allora, sai cosa facciamo? Che cosa? Ce ne andiamo in vacanza, li lasciamo qui da soli. No. Che cosa? Oh, ho paura. Oh, mi sento male. Allora, ti alzi? Forza. La schiena! Ok, dovrei stare seduto per il prossimo, non lo so. Scusa, allora, seduto. Tu... a giocare alle play, sì. No, seduto alla sedia, che controlli, che l'aiuti. Comunque, ok, visto che sei un ciuccio, tu aiuterai Mattias e Matilde. Vanno alle elementari, quindi tu inizi e vai alle elementari, poi aiuti quelli delle medie, superiori. Sì, certamente. Così fai un po' di scuola anche tu. Sì. Tesorino. Però prima mi devi prendere, perché vado a preparare le valigie per andarmene alle Hawaii. Sì, certo, come no. Ciao mamma, io vado a scuola. No, non vai da nessuna parte. Aspettami. Non andate dove tanto. Aspetta, ma tu no, lo so che sei arrabbiata. Vorresti picchiarlo, vorresti strappargli i capelli. Scusatemi. Mamma, tu non puoi capire. Vabbè, mamma. Capisco dopo, vi devo dire una cosa. Siamo in zona rossa, quindi Dad. Come va andare meglio di così? Sta piangendo. Ma perché volevi andare a scuola? Era meglio in questo momento, sì. Volevo sentire il parere della mia andiamo migliore amica. Andiamo dal dottore. Capire cos'è successo, Stefano. Ho visto un culo. Un culo? No, aspetta. Ha visto un culo? Vabbè, dopo mi spiegherai. Sì, mamma. Aspetta. Vieni con me. Fermi. Ciao, guardatore di culo. Comunque, volevo dirvi che siete in dad, quindi niente scuola oggi. State pure rilassati. E ciao, Cobra. Non ti guardo, non ti sto guardando, non la sto guardando. Certo che no. Sto guardando la mia bellissima suocerina. Ciao. Suocerina. Oh sì. Suocerina. Vai a preparare il PC. Sicuramente. Non posso. Cobra. Oh mio Dio, questi sono... Comunque, Cobra, anche per te oggi non c'è scuola. Sei in DAD. Che cos'è la DAD? Didattica a distanza, siamo in zona rossa. E che cos'è la didattica a distanza? Che studi da casa. Ma è proprio un imbecille questa, oh. Vado ad avvisare gli altri. Voi non siete normali, non siete normali. Perché sono così imbecilli?